Ma quante voci sono uscite su Stumble Guys? E devo dire che è il momento perfetto per andare a fare questo video. Come avete detto dal titolo, oggi per 24 ore andremo a ricevere gemme gratis. Sì, avete capito bene, però cioè non è che noi stiamo così con l'asciugamanino senza giocare e ci danno gemme. Noi riceveremo le gemme solo se in quell'ora esatta andremo a fare una win. Quindi ora siamo alla prima ora, siamo all'ora numero 1 e vediamo quante skin e quante gemme comunque riusciremo a shoppare entro la fine del video. Io spero tante, sono sincero, perché sono uscito un sacco di ruote nuove, c'è quella da 1800 con le skin speciali, le skin mitiche, poi c'è una da 500 mi sembra anche di aver visto, quindi ci sono un bel po' di cose da shoppare. Poi ragazzi, ovviamente io quando non spendo soldi e posso shoppare, guarda, sono al settimo cielo, non vedo l'ora che il Gigino un giorno abbia dei soldi in banca, così posso rubare anche i suoi, così dai, siamo pari comunque. E non devo andare proprio a spendere neanche un centesimo oggi, infatti ho la skin del dollaro appunto per quello. Ma bene, ci siamo qualificati. Intanto mi sa che sono entrato in una lobby di bot, perché tutta questa... Ragazzi, ma non si qualifica nessuno, mi sa. Cioè, ma veramente vinco la prima partita così? Ragazzi, ma... No, dai, si qualificano, sì, no, qualcuno si qualifica. Hanno 37 secondi per qualificarsi, Non so se ce la fanno, attenzione. Qua abbiamo... Oh, no, ce la fanno, ok. Ma non saremo in 16. Qua è sicuramente... Aspetta, a questo punto è molto difficile per i bot, Oh, mamma mia, ragazzi, perché loro hanno proprio il target che vanno lì. Ma Stumble Guy 2, 4, 3, 6... Frega il sistema e si qualifica. Siamo per ora in 2. Ma ragazzi, sono capitato in una lobby di bot. Io non ho mai capito secondo quale criterio io capito in una lobby di bot. Cioè, da nulla, così in una partita incontri i pro player e l'altra incontri i bot. Ma come funziona? Vabbè, siamo qualificati in 2. Comunque ragazzi, ci tenevo a ricordarvi, nel mentre che qua eliminano una roba come boh 30 persone, che se volete vedere altri video show pazzanti, pazzi, incredibili, lasciate 2000 like sotto questo video. Commentate qua sotto con quanti soldi avete speso voi su Stumble Guys, sono curioso. E guardate il video dall'inizio alla fine, fidatevi, perché vi arriveranno bei regaloni. Tanto qua stiamo attenti, ok. Ma che poi questa non è neanche la finale, perché comunque se vedete si qualificano tecnicamente ancora 8 persone. Poi qua non ci sono 8 persone, è un altro conto. Quindi andiamo così, stiamo attenti, ok. Zio Pela e voilà, qualificati per la prima volta in questa mappa in maniera abbastanza semplice. Ed è strano perché ogni volta ci metto anni e anni. E qua ragazzi, io mi sa che la partita l'ho vinta, perché questo qua non ce la farà. Quindi facciamo che ci rivediamo dopo. Ragazzi, se continuiamo così però passano le 24 ore. Cioè sono da mezzo... Oh, finalmente è arrivato quel timer in alto. Non riesce a qualificarsi. Scusate se sono un po' così basso, ma veramente sto alle Bahamas, perché voi non avete idea da quanto tempo sto aspettando. E ragazzi, il round è terminato e abbiamo vinto la partita in semifinale. Guardate, io non lo so, mi sento schifosissimo aver vinto una partita così semplice. Ma ora andiamo a vedere quante gemme ci avrà dato il gioco. Eccole, 2660 gemme pulite. Bene, guarda quanta roba abbiamo qua da spinare. Io direi di iniziare subito con questa ruota che non l'ho mai spinnata. Dovrebbero essere tutte ruote nuovissime. Intanto, ma, ah no, però questo pinguino già ce l'ho. Forse questa già l'ho spinnata. Sapete che non me la ricordo proprio però sta ruota. Cavoletti, forse è una ruota dove c'era tipo questa skin, ok, è vecchia. Cioè l'avevo già spinata ma tanto tempo fa. Ok, quindi ci sono skin nuove e skin vecchie. Ci può stare. Intanto qua 12 speciali. Oh, è iniziato bene, è iniziata bene. E deve continuare così, deve assolutamente continuare così. 25 Mr. B, anche questo ce l'abbiamo. Oh cavoletti, forse non era da spinare questa ruota. Vabbè, fa niente ragazzi, tanto le gemme noi non abbiamo speso niente. Fa per darci la mitica, zio paperone. Intanto comunque abbiamo ancora dei Mr. Beast coin da utilizzare. Quindi ragazzi, oggi andremo a spinare tanta bella roba. Dai, voglio qualcosa, voglio di nuovo quella skin speciale della roccia. Che se va bene magari entro fine video potremmo farcela. Però devi iniziare a darmela un po' più frequentemente. Dai. Niente ragazzi, trovo solo questo pinguino. Ma poi c'è pure una skin di un drago che esce da un uovo. Quella mi manca. Sono sicuro che ce ne dobbè. No ragazzi, ma mi continua a uscire il pinguino. Ho capito che ci avrà la percentuale più alta di uscire, ma non può uscire solo quello. Dai, dammela. No, niente, mi serviva. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Questa ruota è stata
l'ho trovato una volta. Una volta, due volte, il pinguino 10 volte. Mamma mia, lasciamo stare. Abbiamo già speso tutte quelle gemme, mi viene male. Io ragazzi direi di andare a fare questa ruota qua. La ruota puffo favolosa, una roba simile. E andiamo a spinnare perché c'è una skin speciale che si può trovare subito col 2% di possibilità. Vediamo, vediamo se riusciamo a portarcela a casa. E comunque tutte queste skin dei puffi io non ce l'ho. Quindi la ruota è nuova, vediamo un po' se riusciamo a trovarla. Vediamo un po', qua continua a darci, va bene, 20 leggendari che non sono male. Non sono assolutamente male. Dacci le skin. Belle 20 mitiche. Oggi sta andando discretamente bene, ma non ci lamentiamo, noi vogliamo di più. Noi vogliamo quella skin speciale. Finora non abbiamo neanche trovato quella epica, che è anche la più brutta, quindi... Finché continua così va benissimo. L'ho detto, ragazzi, non dovevo parlare, dovevo starmene zitto. Dai, io credo in questa ruota. Secondo me ce la possiamo fare. Tanto qua quanti ce ne mancano? Pochissimi. Mamma mia, già 8. Bene. Più skin sblocchiamo, meglio è, anche perché ragazzi oggi proprio sono tranquillo, che non sto spendendo i miei soldi. È così bella questa cosa. Intanto altri 30, ce ne mancano solo 25, 15, non mi ricordo. Ma attenzione! Altre 20 mitiche! Oh, oggi la situazione è bollente, eh. Ragazzi, oggi la situazione è veramente molto bollente. Sblocchiamo la skin epica e molto bene, direi. Ma prima di andare a fare un altro game mozzo, intanto ragazzi, io faccio questa cosa qua. Adesso vi taglierò perché questa ruota di Halloween ormai è vista e rivista. Io adesso la skippo, ragazzi, ma perché voi dite? Perché a me di quella ruota mi manca solo una cavolo di skin, che è esattamente questa qua, ragazzi. Mi mancano 27 gettoni, prima o poi la sbloccherò. Ma ora andiamo a spinare la ruota di Mr. Beast. Con 350 gettoni di Mr. Beast non ne andiamo a spendere tutti i 900, perché alcuni me li voglio tenere, risparmiare, vedete un po' voi. Ma perché io in questa ruota non avevo sbloccato neanche una skin? Proprio zero, e l'ho spinato una roba come già 30 volte, signori. Quindi oggi voglio andare a trovare almeno la skin, quella lì, pizza, che dovrebbe essere la più comune. Ecco, questa qua, ragazzi, Pizza Box Jimmy. La vorrei trovare, sono sincero. Dai, oh, si può fare, noi ce la faremo. Va bene, ok, questo qua è anche molto bella. Mamma mia, questa mi piace veramente un sacco. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, qual è la vostra skin attualmente preferita. Sono curioso, e qua... siamo esattamente a metà, 61 su 120. Più o meno a metà, uno in più, vabbè, dai. Non fate i pignoli, intanto qua. Dai, ne mancano 19. Entro la fine del video, almeno questa ruota ci riusciremo a spinnarla. Pizza Box Jimmy ancora manca sempre di meno. Dai, cavolo, dai, dammelo. Va bene, per la prima volta sono felice di trovare una leggendaria, non le epiche, le speciali. Questa cosa è veramente strana. Daccela, di nuovo 6. Va bene, perché comunque una skin speciale non bisogna mai lamentarsi. Ricordatelo, signori, non ci lamentiamo mai. Ma ora eccola. Va bene, ancora 10, non ci si lamenta. E per poco non l'abbiamo trovata. Ma ragazzi, ora per ricevere le prossime gemme dobbiamo come minimo arrivare nella finale di Block Dash leggendario. Ed è veramente molto complicata la cosa, perché ragazzi qua giocano veramente tanti pro players. Cioè, adesso ormai non ci si gioca più con l'entrata, quella con le gemme. Adesso paghi il biglietto d'oro, che ne puoi avere un massimo di 3. Quindi la gente qua non è qua per scherzare. La gente qua traiarda veramente tanto. Anche se sono già morte 5 persone, e questa cosa mi aggrada veramente tantissimo. Poi ora col nome blu da content creator è veramente un problema, ragazzi. Io secondo me devo continuare a usare l'invisibilità per evitare che magari qualcuno mi continui ad andare contro. Qua utilizziamo l'emote, molto bene, non becco nessuno, è incredibile questa cosa. È una delle emote più forti del gioco se usata bene, e io faccio comunque cacare. Dai che ce la possiamo fare. Torniamo indietro qua, sparata lì il centro, boom. Me la sono tirata, guarda vedete ragazzi, gente come Leonardo, no? Mi viene addosso, guardalo, mi sta venendo addosso. Invisibile, facciamoci invisibili immediatamente. Quello Leonardo adesso non sa dove siamo. Godo. Guarda come mi cerca. Oh cavolo, aspetta. Ok, via. Oh, c'è la... No, ragazzi, solo Leonardo mi vuole veramente stecchito. Via, ti prego. Ok, non mi ha beccato Godo. Tanto cacca Luca mi invita, ma cosa vuoi, vattene via. Ok, oh cavoletti di Bruxelles. Ah!
Non ci posso credere. E questo, ragazzi, è veramente un brutto colpo. Mo' dobbiamo andare a pagare penitenza. Cioè, adesso, ragazzi, devo andare a sciupare qualcosa con i miei soldi. Ma che... Cioè, per una volta in un video io dicevo sto tranquillo, sto bello calmo, invece adesso devo andare a utilizzare i miei soldi come penitenza. Non ho parole. E poi il bello è che non è che posso spendere così pochi soldini. Devo pure andare a prendere qualcosa di bello sostanzioso. Fatemi vedere un attimo le offerte, devo vedere cos'è più vantaggioso. Io direi, ragazzi, che questa offerta qua da 20 eurozzi ci potrebbe stare. Io ero così felice di non andare a shoppare, mamma mia. Ovviamente vi ricordo che riceveremo continuamente gemme gratis dopo. Ma ragazzi, adesso era per pagare la penitenza e l'abbiamo pagata. Prossima ora, prossima partita. Andiamo a vedere se riusciamo a portarcela a casa. E questa volta stiamo giocando la modalità, quella di Halloween, credo. Non lo so, andiamo subito a vedere. Non mi sembra tanto Halloween Block Dash, però va bene, dai, fa niente. Sto pure giocando con la skin che prima ho ricevuto spendendo 20 eurozzi dei miei, di tasca mia. Sì, assolutamente sì. Mamma mia, ragazzi, per un video speravo che andasse tutto bene, invece non va mai bene niente. Ma vabbè, comunque sono felice perché le gemme continueremo a ricevere durante questa giornata. Io spero solo, ragazzi, che ne andiamo a ricevere un bel po' di più, perché prima ci stava comunque 2600 gemme per iniziare, ci poteva stare comunque. Però diciamo che adesso vorrei un po' di più. Ricordiamo che di nostra tasca abbiamo 4000 gemme. A fine game vediamo quante ne avremo in più. Ragazzi, devo essere sincero, io spero almeno 8000, almeno altre 4000 gemme le voglio. Vediamo un po' come va. Intanto mi faccio invisibile, cerchiamo di qualificarci, dai, perché non posso assolutamente sbagliare. Cioè, queste challenge ne potrebbe riuscire a fare il Gigin e io non riesco a farle. Non è possibile questa cosa, dai. Qualificati per la semifinale, let's go. Questa finalmente non è una lobby di bot, quindi proprio stiamo andando bene. Anche se forse una lobby di bot mi sarebbe servita, perché così non dovevo impegnarmi. Ma noi siamo uomini seri. Semifinale su Laser Dash. Ragazzi, io ho avviato una modalità di Halloween. Questo non mi sembra tanto Halloween. Cioè, ok, il cielo è tenebroso, fa caccare sotto come burger, ma non è che sia così tanto spaventoso. Vabbè, ragazzi, lasciamo stare che è meglio. Dai, 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 iniziamo subito. Guarda quello... No, ragazzi, mi vogliono andare tutti addosso. Questo nome blu non è una bella cosa, perché tutti ti vengono addosso, zio Pera. Devo assolutamente trovare una strategia. Devo assolutamente cercare di stare il più possibile alla larga da tutti, senza farmi vedere. Ok, qua vorrei utilizzare queste emote se possibile. Bene, bene, bene. Perché qua, ragazzi, le emote che schizzano con i laser sono proprio perfette. Sono a perfezione, sono. Tanto questo qua mi sta dando veramente fastidio. Vattene via. Andiamo così. No, dove l'ho lanciato? Bello! Bella kill questa, signori. Abbiamo fatto una bellissima kill. Ora stiamo solo attenti. Invisibilità. Andiamo qua in me. Che rischio, signori. Che ri... Oh mamma mia, oh mamma mia, mi stavo lanciando nel laser e siamo in finale. In teoria, anche se non vinciamo, qualcosa ci dovrebbero dare, da quel che so. E abbiamo Block Dash Endless. Niente, ragazzi, io avevo via, c'era modalità Halloween letteralmente, e mi arriva Block Dash, Laser Dash, Block Dash Endless. Va bene, non mi lamento, perché sono le mappe dove magari sono un po' più di... Guarda, tutti fanno il Phantom's Block. Ragazzi, io non sono come il... Cioè, guardate il Gigi, ecco. Questi sono i Phantom's Block del Gigi. Ma diciamo che non è che sono proprio funzionali a fare trick o avere vantaggi. Dai, 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 speriamo di andare a vincere, perché io voglio le gemmozze. Voglio queste dannate gemmozze. Qua andiamo a utilizzare la nostra emote. Molto bene, molto molto bene. Andiamo giù così, ok, invisibilità. Via, 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 andiamocene via. Pronti a tirare un bel pugnozzo a lui. Easy, 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 easy. E ragazzi, l'invisibilità qua è veramente la chiave della vittoria. Sono sincero con voi. Andiamo così, boom. Non, io non becco mai nessuno con questa emo. Cioè, avrò beccato 3 persone in tutta la mia vita. Andiamo così. No, non posso usarla, usala. Ma ragazzi, ma non becco nessuno. Ma faccio schifo, zio Pera. Vai qua, via. Bello così. Brutto fetente. Qua passo in mezzo. Oh, ah, cavolo. Lo devo fare prima. Dove? Intanto qua c'è questo un secret che continua a rompermi le scarpe. La salta. Wow! Cosa vuoi, baby? Vieni qua, vieni qua. Ti faccio il culo, culo, strisce, strisce. Boom. No, non ho beccato chi volevo. Vabbè, fa niente, fa niente. Passiamo in mezzo. Senza poi. Invisibilità. Boom! Bellissimo! Zio Pera, occhio. Bah. Cosa vuole fare, ragazzi? Mi vuole tirare i pugnetti? No, no, levatevi, levatevi dalle scatole.
Ok, ci siamo. Bam. Saltate, brutti fetenti. Guardali, guardali, guardali. Che fetenti. No, no. Aspetta. Per pochissimo. Per pochissimo. Però le gemme in teoria le abbiamo comunque ricevute. Non so quante, però andiamo a vedere. Vediamo un po', signori turini. Tanto qua riscuotiamo le zucche che ho fatto questa modalità, ma vabbè. Andiamo a vedere. 4600. Ragazzi, ma mi hanno dato tipo 300 gemme. Questo è un problema, cavolo! Perché adesso, ragazzi, è andata molto avanti la giornata. È quasi sera, perché comunque non potevo stare tutto il giorno a giocare a Stumble. Zio Pera, zio Pera. Però, ragazzi, uno spin qua va fatto. Uno spin va fatto, signori. E in questo momento io vorrei musica epica dalla regia. Perché andiamo a spinnare una volta la ruota mitica speciale. Via! È partita, ragazzi. Speriamo di non trovare un doppione. Ti prego, perché costa tantissimo. Mamma mia, questa ruota costa troppo. Dammi, dammi la skin. Ecco! Bellissima! Bellissima questa skin. Mamma mia, ragazzi. Tanta, ma tanta roba. E per festeggiare direi che andiamo a fare... no, magari questa, però cavolo, costa anche tanto, aspettate. Andiamo prima a fare 10 spin di questa con i puffi e poi con calma andiamo a fare anche le altre. Ma ragazzi, è andata benissimo, cavolo. Skin speciale nuova. Sì, ragazzi, le gemme non ne abbiamo avute tante purtroppo, perché come avete visto, diciamo che puoi arrivare a finale! Lo speciale! Sì, così! Sì, così! Let's go! Let's go! Mamma mia, che video, signori! Che video, cavolo! Mamma mia! Tanta roba, signori! Veramente tanta, ma tanta roba! Sono felicissimo! Ruota trovata! Ora, ragazzi, vado a finirla! Vediamo se riusciamo anche a trovare la mitica, perché non ci dovrebbe mancare tanto. Magari se abbiamo una botta di culo e troviamo altri 2-3 cose da 20, ce la potremmo anche fare, eh! Ma la skin speciale è stata trovata ed era questo quello che contava. Sono veramente felice, ma non dobbiamo perdere la concentrazione. Blossom, non me ne frega niente. Voglio la skin mitica. Oh, ragazzi, che ho trovato la skin speciale, non mi dà più skin mitica. Avete notato questa cosa? Ah, mamma mia, Stumble, Stumble, mi fai gioire e poi mi fai incazzare. Cioè, è incredibile. Mi sta dando solo skin epiche, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, ho trovato skin speciale, mo mi dà solo epiche. Dai, dammela, dammela, dammela! Altre ve... manca pochissimo! Oh, mamma mia! Guardate, ragazzi, vado a fare una cosa, faccio... tipo una cosa come... ecco, 4 spin, perché voglio avere 1000 gemme precise per andare a fare una cosa. Ma adesso, ragazzi, andiamo a fare questi spin. E se troviamo 20 mitiche, ragazzi, è fatta! È fatta! Dobbiamo trovare solo 20 volte la skin mitica. Dai, so che ce la puoi fare. So che ce la puoi fare. No, 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 se ok, ne mancano ancora 2. Dai, ti prego, dammela. So che ce la puoi fare. Ah, wow. No, mi dà quello. Vabbè, abbiamo sbloccato questo, ultima chance. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, cavolo. Zio Pera, è andata male. Vabbè, ci consoliamo con queste ruote di Mr. Beast. Le andiamo a fare altri 10. E poi andiamo a spinare la ruota da 500 gemme. Avete sentito bene? Uno spin di quella ruota lo voglio fare per vedere se abbiamo kill. Qua, ragazzi, questo qua ormai non mi serve perché l'ho sbloccato dovendo sciopare l'offerta per penitenza. E sì, ragazzi, se non l'avete capito, ogni volta che vado a giocare e perdo devo fare penitenze. Quindi anche per quello che bisogna stare attenti a giocarsi le sue carte. Intanto sblocchiamo questa bellissima skin. E adesso, ragazzi, di questa ruota ci manca solo la mitica. Che non siamo comunque a brutta strada. Cioè, dovrebbero mancarne una cosa come, boh, tipo la metà. Effettivamente non siamo proprio messi benissimo. Ah, ovviamente, adesso che ho sbloccato questa shoppando, me la continuo a dare. Ho capito, gioco. Vabbè, mi vuoi prendere in giro e ci sta. Però non mi puoi prendere in giro tutta la vita. Dammi una skin mitica, almeno per vedere quante me ne mancano. Ti chiedo solo questo. Vabbè, Pixabox Jimmy, va bene, che ci dobbiamo fare. E vediamo un po'. Niente. Oh, incredibile. Quando vai a trovare una skin, poi ti dà sempre i doppioni. Ma quando ti serviva per andarla a trovare, non la trovavi mai. Guarda! Guarda! Io veramente non so cosa dire. Io sono allibito. I'm allibited. Non lo so, raga, guarda, cioè non me l'ha data neanche una volta. Lasciamo stare. Ora, ragazzi, è arrivato. Intanto fatemi spinnare qua
questa facciamo così, la chiudo e vado solo a vedere quanto mi manca per quella ski, ragazzi, perché prima o poi la sbloccherò facendo così. Ah, ne ho trovati 5, va bene. Ma ora, ragazzi, è arrivato il momento. Andiamo a fare uno spin di questa ruota Beast Special. E in questa ruota possiamo andare a trovare Jimmy Cash, Young e Cronwell Beast. Ovviamente, ragazzi, delle epiche non me ne faccio niente, quindi speriamo almeno in una leggendaria. Andiamo, signore, parte la ruota e speriamo. Speriamo, speriamo. Anche la speciale non mi fa schifo, Anche la speciale non mi fa schifo. Leggendaria, bloccati, bloccati. Mamma mia, che schifo. Questa ruota, ragazzi, non mi ispira per niente. Quindi vado a fare i restanti spin con le gemme su questa ruota dei puffi. E poi, ragazzi, andiamo a fare l'ultimo game all'ultima ora del giorno. Adesso mi fermo un attimo. E poi, ragazzi, andiamo a fare l'ultimo game che ci darà le ultime gemme. Tanto qua, ragazzi, continuo a trovare i giochi. Non riesco a trovare i 20 frammenti mitici che mi mancano. Dammi! Sì! Sì! Sbloccata la nuova skin mitica! Mamma mia, che video, signori, oggi! Che video, signori! Mamma mia, un applauso a me! Un applauso a me! Oggi abbiamo trovato skin speciali, skin mitiche, tutta roba bella pesante! Ragazzi, abbiamo l'ultima mezz'ora per andare a fare l'ultima win e per andare a prenderci gli ultimi soldoni, cioè i soldoni, le ultime cose, ragazzi, avete capito? Le ultime gemme, ecco, non mi veniva il termine gemme. Intanto abbiamo una mappa che, ragazzi, io non ho mai visto prima, vi giuro, non ho mai giocato a questa mappa. Sembra veramente figa, però. Madonna, oh mamma mia, ma i razzi vanno in una maniera velocissima. Non è come Rocket Rumble, che i razzi erano tutti lentissimi, zio Pera. Bam! Perfetto. Tanto vorrei andare al centro, perché al centro mi sembra che non ci sia nessuno. Eccoci qua. Bello, lì siamo primi. Ma se tu sei al centro, guarda che vince. Guarda, pam, vai lì così. Tua sorella, quella bisontuna, vai via, aspetta. Niente, mi hanno buttato giù. Dai, 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 ragazzi. Dai, ragazzi, che non voglio andare a shoppare le ultime cose con i miei soldi. Vorrei avercela come regalo, diciamo. Speriamo che mi diano un bel po' di gemme, devo essere sincero, perché qua se no veramente faccio un casino. Io ho evitato di fare troppe partite, perché se vado solo a perdere la semifinale, ragazzi, devo andare a shoppare le offerte con i miei soldi. E diciamo che non avevo tanto voglia di shoppare milioni e milioni di euro. Quindi, ragazzi, ho giocato solo poche volte all'ora oggi, ma diciamo che ho trovato tante belle skin, quindi sono molto soddisfatto di com'è andata. Ovviamente, ragazzi, se siete arrivati a questo punto del video, mi fa molto piacere, perché quelli che sono arrivati a questo punto del video, commentate qui sotto con Mate Fortunello, perché comunque, ragazzi, oggi abbiamo avuto tanta fortuna, devo ammetterlo. E quelli che commenteranno Mate Fortunello, metteteci a fianco il vostro nome di Stumble, perché ad alcuni andrò ad aggiungerli come amici e alcuni di voi potranno vincere 3000 gemme gratis, ragazzi, perché adesso sono content creator di Stumble e ogni mese posso regalare ad alcuni di voi 3000 gemme. Quindi, per quelli che siete arrivati a questo punto del video, veramente complimentoni. Tanto qua, ragazzi, ho fatto 88 monete, 90. Mamma, io non so quant'è il record, ma secondo me non sono poche. Ora però, ragazzi, semifinale, abbiamo l'ultima mezz'ora. Io, ragazzi, vi dico, se vado a perdere qua, vado a pagare la penitenza e poi basta. Perché, ragazzi, fidatevi, è molto rischioso. Perché voi dite sì, puoi ricevere le gemme, le ricevi una volta all'ora e se sbagli un game non le puoi più ricevere, devi pure pagare penitenza. Quindi, ragazzi, capite che io non voglio pagare penitenza, assolutamente no. Però queste mappe mi sembrano molto semplici per uno come me, che, ragazzi, io sono veramente fortissimo, io sono il miglior giocatore di Stumble Guys Brasile. Quindi andiamo così, saltiamo così, andiamo con la palla, pam pam. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qualificati come primi. E ci andiamo già ad assicurare le gemme. Ovviamente se vinciamo ne prendiamo di più, ma solo arrivando in finale ne riceviamo un paio. Magari se questa gente si sbriga a qualificarsi, che io ho giusto mezz'oretta e poi è finita. Il signor Raki si va a qualificare dietro di lui, Stumble Guys, hashtag qualche numero. Molto molto bene, siamo in finale. E ora dobbiamo concentrarci. Non possiamo perdere. Mappa, oh mamma mia, questa che schifo, che mappa brutta.
è veramente la mappa che odio di più, ragazzi. Dopo Rocket Rumble c'è questa, mi fa veramente schifo. Ma vediamo se riusciamo a vincere, signori. Partiamo benissimo, partiamo veramente bene. Devo dire che la gente che c'ho attorno mi sembrano veramente dei pipponi. Andiamo con la palla e andiamo a una velocità veramente estrema, signori. Andiamo così. Ok, andiamo qua bello così. Sì, 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 ragazzi, dai, non c'è nulla che può andare storto, tranne io che sono scemo, ma quello è un altro discorso. Ragazzi, ci siamo, ci dovremmo essere, palla qui. No, zio, no, muoviti, muoviti, mate, muoviti. Con questa skin poi speciale, bellissima, andiamo così. Ragazzi, sto veramente rischiando di perdere. Fai così e così. E andiamo a vincere l'ultimo game del giorno, ragazzi. Poi sono stanchissimo perché mattina presto, visto che il video l'avevo iniziato la mattina del giorno dopo, sono veramente stanco, ma andiamo a vedere quante gemme abbiamo. 1150 gemme. Poteva andare meglio, sono sincero, poteva veramente andare meglio. Però ragazzi, non ci lamentiamo, non si butta via niente, perché tanto ragazzi erano letteralmente le ultime gemme che... No, guarda, per 50 gemme, mamma mia che sfiga, ragazzi. Vabbè, andiamo a fare 9 spin di questa ultima ruota, poi andiamo a spinare l'altra ruota e direi, ragazzi, che può bastare per oggi. Abbiamo veramente spinnato l'ira di Dio oggi. Mamma mia, la giornata si conclude qua. Adesso non potremo più ricevere gemme, ma come dicevo, ragazzi, era molto rischioso andare a giocare tutte le ore, perché sennò ogni ora dovevo andare a spendere una cosa come 20 euro. Io non è che sono il pro player di Stumble Guys che vince tutte le partite, quindi non mi fidavo troppo. Però ragazzi, direi che le shoppate che abbiamo fatto, almeno le shoppate gratis, sono andate veramente a buon fine. Abbiamo trovato un sacco di skin. Però ora vorrei trovare qualcosa in questa ruota. Quindi, ma che dici? Ci vai a trovare una nuova skin? Magari quell'animaletto che esce dall'uovo, che servono solo 65 frammenti. Potresti anche farcelo trovare, devo essere sincero. Dai, forza, 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 vediamo un po' cosa ci esce. Ok, Mr. Beast mitico, però non lo finiremo mai oggi. Mamma mia, dai, daccelo, basta darmi sto pinguino. Mamma mia, ragazzi, vi giuro, stanotte mi sognerò i pinguini. È incredibile questa cosa e finisce qui. Andiamo comunque ancora a fare le ruote di Halloween, che andrò a skippare, sperando che un giorno trovo questo dannato occhio. E adesso, ragazzi, vado a spinarmi per i fatti miei gli ultimi Mr. Beast dollari, coin, come li volete chiamare, e vediamo cosa troviamo alla fine. Il video si è concluso nella maniera migliore del mondo, ragazzi. Non abbiamo trovato l'occhio e io non so più cosa faccio, ragazzi, ma guardate chi abbiamo trovato. Lui, ragazzi, Moneyboarding Jimmy. Quindi oggi abbiamo trovato un totale di una, due skin mitiche e una bellezza di una, due, tre skin speciali. Veramente tanta, ma tanta roba.